Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati o benvenuti sul canale. Allora, qualche giorno fa ho visto in TV la pubblicità di questa piastra che io ho ricevuto al mio compleanno. E quindi mi sono detta, come mai stanno facendo adesso la pubblicità? Quindi la piastra è questa qui, è una nuova uscita di Bellissima appunto Italia ed è una piastra dove si può mettere all'interno dell'acqua e diventa una piastra al vapore. Io l'ho provata e ve la faccio vedere subito, così vi spiego un po' alcune cosucce e vi faccio vedere come funziona la piastra. La piastra si presenta così, il pack, più che il pack, proprio il materiale è liscio di plastica, le piastre all'interno sono di ceramica, qui c'è il bottoncino anche qui di blocco, ve lo spingete di qui, lei si sblocca, le piastre sono rose gold e anche tutta la scritta, tutti i dettagli, qui il bottone di accensione, sono tutti dettagli rose gold, il che è molto bello. Qui questo è il serbatoio per mettere all'interno l'acqua e il bello di questa piastra è proprio il fatto che si può usare sia con l'acqua e quindi con il vapore che senza vapore. Come si mette l'acqua all'interno della piastra? Allora, qui c'è appunto il serbatoio, vedete c'è una freccetta che indica il segno verso il basso, il verso, ed esce il serbatoio. Dopodiché, all'interno della confezione c'è in dotazione questo qua, che è una boccettina con una pipetta qui, e noi prendiamo il serbatoio, lo giriamo, lo apriamo e semplicemente con dell'acqua del rubinetto prendiamo la pompetta, la mettiamo qui dentro e iniziamo a mettere dell'acqua. Dobbiamo, vediamo un po', ecco, dobbiamo arrivare al segno del pallino. Ok, e poi chiudiamo il nostro serbatoio. Io però per come posso dire, precauzione, sì, prendo un fazzolettino, al momento ne sono sprovvista, prendo un batuffolo e asciugo il serbatoio. Dopodiché, una volta asciutto, lo vado a inserire di nuovo qui, lo faccio scivolare qui sopra e vedete, è fissato. Dopodiché attacchiamo la nostra piastra, la nostra presa, e accendiamo la piastra. Qui, adesso per farvi vedere, all'interno non si vedrà mai, qui all'interno ci sono le
varie temperature. La prima, la più bassa, è 170, 200 e 230, in base al vostro tipo di capello. Così è spenta. Il primo tic è 170, secondo tic è 200, terzo tic è 230. Lascio la piastra. Ah, aspettate, vi devo far vedere questa altra cosa. Questo pulsante qui è quello che vi permetterà, tramite questo bottoncino, viene premuto lui quando schiacciate con forza, e da questa piastra qui uscirà il calore. Noi adesso io la blocco, la lascio riscaldare e vi faccio poi vedere il momento della, appunto, fuoriuscita del vapore, e iniziamo a stirare i capelli. Ok, raga, ho diviso i capelli, la piastra non è ancora pronta. Devo rettificare una cosa: il bottone che fa fuoriuscire il vapore non è questo, ma questo qui, che adesso mi sono messa un attimo a controllare meglio e mi sono accorta che è quello che rientra. Per vedere, una volta che smette di lampeggiare, inizio a fare piccole, vedete che il bottone, vedete, non è ancora pronto il vapore. Quindi dobbiamo aspettare ancora. Qualche minuto, vedete, sentite? Eccolo qua, il vapore che inizia ad uscire. Andiamo così, ve lo faccio. Vedete la gocciolina che è caduta? La vedete? In questo modo qui, non so se voi notate, queste qui che brillano sono appunto delle goccioline di vapore acqueo. Adesso la piastra è pronta per essere utilizzata e quindi vado a prendere la mia ciocca di capelli e vado a stirarla. Con questa piastra ho notato che i capelli resistono di più all'umidità, quindi non abbiamo il rischio, soprattutto in inverno, per chi usa molto, sentite il vapore? Per chi usa molto spesso la piastra e soprattutto in inverno c'è molta umidità, anche in estate in realtà, si suda, quindi questa piastra dovrebbe aiutare in questo senso. I capelli sono comunque belli lucidi, sono più lucidi rispetto a una piastra normale. Li lascia comunque morbidi, vedete? Vedete come sono lucidi? Guardate qui, guardate questi. Non vi so dire il prezzo, perché ovviamente è un regalo, quindi non so il prezzo. Il consiglio che vi do è di fare ciocche piccole e comunque
bastano due passate e la ciocca è fatta, quindi ci piace questa cosa qui. L'unica cosa che io avrei aggiunto, vedete, però Pamela ogni volta devi aggiungere qualcosa, sì, avrei aggiunto, ma non in questa, in tutte le piastre, io aggiungerei dei piccoli pettini che dividano bene i capelli durante la piega, insomma. Però vabbè, se sentite un po' di acqua che scorre fuori, è appena iniziato il diluvio e quindi io mi sistemo i capelli intelligentemente in modo tale che se mai dovesse passare Noè con l'arca, io almeno il make up è decente e i capelli pure. Ovviamente nelle istruzioni c'è scritto tutto quello che si può fare, quello che non si può fare. Non aggiungete prodotti all'interno dell'acqua, non mettete cose strane all'interno della piastra, tenete fuori dalla portata dei bambini. Io ero molto scettica veramente sull'utilizzo del vapore per stirare i capelli, però se voi ci pensate, cioè adesso questa piastra ha tipo il principio del ferro da stiro, utilizzo il vapore per eliminare le pieghe, quindi top. Non sto neanche a dirvi che ovviamente quando stiro i capelli con questa piastra e quando stiro i capelli con la spazzola elettrica, quella che vi ho fatto vedere, i capelli mi durano molto di più con questa. Certo, non mi durano una settimana, però il giorno dopo sono ancora in ordine i capelli, proprio perché rimuove tutta l'acqua dai capelli e proprio perché ci sono diverse diverse temperature, uno può gestire meglio la come posso dirvi, può gestire meglio appunto la temperatura, perché se avete dei capelli molto sottili non andate ad utilizzare 230 di temperatura. Non c'è bisogno che ve lo dica io. Avrei messo anche qualcosa qui per evitare di bruciarmi. Aspetterei qui. Ok. Se finisce l'acqua nel serbatoio qui, basta rimuovere semplicemente, spegnere la piastra, rimuovere il serbatoio, mettere l'acqua e accendere nuovamente la piastra. 2 minuti e il serbatoio, diciamo l'acqua, è già pronta per essere utilizzata nella piastra, perché questa è la cosa bella di questa piastra, che non ci vuole un'infinità
per riscaldarsi. E io all'inizio del video ci ho messo più tempo perché di solito la lascio 5 minuti così e poi quando vado a fare questo movimento qui esce il vapore, quindi oggi volevo proprio farvi vedere bene la fuoriuscita del calore, del vapore e quant'altro. Sono contenta che vi siano piaciuti gli ultimi video, sono contenta soprattutto quando ci sono dei commenti. Ho notato che il video che sta piacendo molto ultimamente è quello dello shampoo bomba di caffè che ho fatto forse un anno fa, non ricordo. Qui c'è un groviglio di capelli che non vi dico. Non si può utilizzare con i capelli bagnati, quindi non asciuga i capelli. Quindi state molto attente quando acquistate un prodotto, leggete le istruzioni. Sta arrivando Noè, leggete sempre le istruzioni, perché così facendo evitate di crearvi dei danni. Ok, adesso voglio fare l'ultima parte con il serbatoio vuoto o comunque senza serbatoio. La blocco un attimo, la spengo, elimino il serbatoio, asciugo qui. Non so se dovrebbe funzionare lo stesso. Sì, senza serbatoio comunque funziona. Io però adesso lo svuoto, che comunque ce n'è davvero poca di acqua, vedete? Questo pochetto qui. Svuoto, metto il serbatoio e ci vediamo per completare i capelli. Ok, serbatoio svuotato. La sblocco, non sai da aprire. E comunque vi volevo anche far presente una cosa, che se voi non premete completamente la piastra, cioè se voi la chiudete così semplicemente, non uscirà vapore. Se invece voi schiacciate in modo tale che si schiacci il bottone del vapore, uscirà del vapore. Quindi se io chiudo semplicemente così, sto usando una semplicissima piastra. E questo vale anche se il serbatoio è pieno. Se non si schiaccia il bottone del... Aspettate che qui c'è ancora un po' d'acqua, adesso la faccio uscire tutta. Vedete? Il vapore. Oh mio Dio! Questo è un lampo, adesso suppongo ci sia un tuono enorme. Facciamo molto bene. Facciamo in fretta questa ciocchettina qui, in modo tale. Quindi vado qui. E
Vedete, in due passate il capello è bello che liscio. Quindi se i vostri capelli sono più sottili dei miei, anche in una semplice passata siete pronte. Con questa qua non ho provato a fare i boccoli. Proveremo. Se siete interessati. Ok, io adesso voglio solo sistemarmi il ciuffo frontale, che è sempre un po' problematico. Ok, questo lo metto da qui e lo stiro in giù, così, e questi li stiro così. Perfetto. Non metto oli e quant'altro perché i capelli non sono crespi, anzi, vedete come sono lucidi. Chiudo, blocco e spengo la piastra e la stacco anche dalla. Quindi raga, questa è la spazzola bellissima di Imetec, ve la straconsiglio perché per chi ha i capelli mossi, belli, selvaggi, può essere davvero 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 la salvezza. E con questa piastra, con questi capelli lisci, aspettando Noè, vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video.